Allora, oggi sono riuniti prima in assemblea e poi nel cortile di Palazzo Moroni i lavoratori del Comune di Padova, perché nonostante un accordo firmato il 10 di settembre non è stato erogato l'acconto che era previsto all'interno di questo accordo, e il 20 di settembre l'amministrazione ha detto che non si poteva rispettare quanto era stato firmato. Quindi i lavoratori sono scesi in piazza, anzi per meglio dire nel cortile del palazzo, e hanno chiesto l'intervento del sindaco per fare in modo che questi soldi vengano erogati. Sono soldi che sono previsti contrattualmente e che rispondono ad un sistema di valutazione del lavoro svolto, quindi non sono soldi che vengono, come spesso si dice, erogati a pioggia, ma sono soldi che vengono erogati in base al lavoro e agli obiettivi raggiunti. Su questo è stato indetto lo stato di agitazione che, se non vedrà la soluzione del problema in tempi brevi, porterà i dipendenti ad una serie di ulteriori altre iniziative nei prossimi giorni. Il sindaco comunque si è impegnato a risolvere la questione per i prossimi giorni, quindi aspettiamo di vedere se effettivamente la cosa accadrà o se anche queste saranno solo parole al vento.